Poco materiale e tanta voglia di creare? Sei nel posto giusto! Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video un po' particolare. Come molti di voi sapranno, non sono più a casa mia. Mi hanno cacciata, no, scherzo. Mi sono trasferita a Ravenna perché sto insegnando qui. Per quest'anno poi torno a casa, non vi preoccupate. Però in questo trasloco, in questo frangente del mio trasloco, non sono ancora nella mia sistemazione finale. Sono in un alloggio così di fortuna, diciamo così, e quindi non ho con me nessun materiale, ma ho tanta voglia di creare, di fare qualcosa insieme a voi. E allora sono andata in cerca di piccole cose per creare qualcosa di carino che potesse dare un tocco di personalizzazione anche alla mia stanzetta e che potesse farci passare un bel pomeriggio insieme. Prima di passare sul piano da lavoro, vi ricordo che vi aspetto in tutte le librerie con i miei due libri, il ricettario dell'arte che vedete qui e il grande libro del colore che vedete qui. Allora, il ricettario dell'arte è il libro in cui ho custodito tutte le mie ricette relative ai materiali dell'arte. Qui dentro potete trovare tutte le ricette di colle, mestiche, colori, stucchi, qualunque cosa vi possa servire per la creatività, paste modellabili di tutti i tipi. Insomma, è veramente una raccolta importante di quelle che sono ricette di sicura riuscita e di riuscita professionale. Il grande libro del colore invece è un libro all'interno del quale ho raccolto tutto il mio sapere sul colore, quello che significa, quello che è importante sapere per renderlo al massimo, quello che è necessario sapere per accoppiarne i toni in maniera efficace, come non rimanerne soggiogati, come riuscire a mandare efficacemente una comunicazione attraverso i colori, ma anche come creare effettivamente le tinte, qualunque tinta con solo tre colori base, i primari. Quindi tutto questo e molto altro vi aspetta anche nel grande libro del colore, un libro che non è solo per gli addetti ai lavori, ma per tutti coloro che vogliono crearsi una cultura anche nell'ambito del colore, ma anche della grafica e di tutto quello che ha un supporto figurativo. Bene, adesso spostiamoci di là e vediamo cosa faremo con un po' di creatività. Ed eccoci sul piano da lavoro di Arte per te, finalmente, da tanto tempo che non eravamo su questo piano da lavoro. Cosa ci occorrerà per il lavoretto di oggi? Innanzitutto due tappi da conserva, questi qui che abbiamo tutti dentro le nostre case. Quindi, della colla o dello scotch biadesivo, ma anche la colla vinilica o l'attaccatutto andranno benissimo. Io l'attaccatutto qui non ce l'ho, se no avrei usato quello. Uno di questi strumenti, un tagliabalza o un paio di forbici o un paio di forbicine, è quello che vi verrà più utile. Un pennarello tipo Uniposca bianco, io non ce l'ho, userò il cancellino. Del cartone che abbia un'anima ondulata, io questo l'ho preso da una confezione di detersivo. Poi riciclerò anche la busta dell'OBS, che è così, del colore della carta tacchi, e poi riciclerò anche una busta di Tiger, queste buste in carta tessuto molto belle che io, non avendo qui nessun tipo di strumento per la creatività, utilizzerò insieme a voi. E poi ci servirà anche una matita. Iniziamo. Come prima cosa tracciamo il fondo del nostro tappo, così. Io lo traccerò due volte perché sto per fare due tappi e ritagliamolo. A questo punto misuriamo che quello che abbiamo ritagliato appunto risieda bene all'interno del tappo. Ci sta. Quindi, come prima cosa, piano piano eliminiamo lo strato superficiale lasciando fuori la parte ondulata
del cartoncino. Vi faccio vedere. Voilà, ripulitelo bene e fatene uno per ognuno dei vostri tappi. Mettiamo un po' di colla sul fondo, proprio poca, perché meno ne mettete, più avrà potere di adesione. E in verticale lo poggiamo e lo facciamo appiccicare. E lo mettiamo da parte, sia questo, e adesso faccio anche quest'altro. A questo punto, da un cartoncino un po' meno spesso, tagliamo un po' di montagne. Con il cancellino o con il pennarello inneviamone le vette. Quindi con qualcuno di quelli più grandetti ritagliamo proprio la forma in modo da poterli poi inserire in maniera definita all'interno del nostro tappo. Ci serviranno a questo punto dei piccoli pezzettini di cartoncino più spesso, che fungeranno da spessore tra una montagnetta e l'altra. Ora vi faccio vedere. La prima montagnetta che voglio mettere è lei. Metto un punto di colla e attacco. Quindi rimetto un punto di colla e attacco così la mia montagnetta in modo che stia distante dal fondo. Visto? Faccio un po' la stessa cosa sulle altre montagne. Quindi prendo le montagnette e appongo dei puntini di colla a cui appiccico degli spessolini. Posso appiccicarne uno o posso appiccicarne anche due, a seconda di quanto voglia distanziare la mia vetta. Prendo attacco. E quindi continuate ad apporre montagnole fin quando il vostro paesaggio non vi sembrerà bello. Tagliamo anche un cerchietto, anzi no, facciamo una luna a spicchio, così si capisce di più che è la luna. Ecco, coloriamola, mettiamo un puntino di colla. Anche se più di un puntino non vi preoccupate perché tanto poi la colla diviene trasparente. E voilà! Prima di ritenerlo finito, prendo la mia busta di tiger, mettiamo da parte questo, e ritaglio qui dove ci sono i manici, in modo da avere una linea bella dritta. E poi faccio una striscia che sia larga quanto è largo il mio tappino. Voilà, vedete? Con un po' di colla pasticcio tutto il bordo del tappo e piano piano attacco tutta la mia carta.
Non abbiamo finito. Adesso prendiamo. Vi ricordate che vi ho detto che usavo anche una busta dell'OVS? È giunto il momento di prenderla e stacchiamo i manici. Lo ripulisco ben bene. Lasciamo una sorta di E così ed attacchiamo tutt'attorno il nostro manico. Io userò la vinilica, voi se avete una colla a presa più rapida, usate quella. E poi, una volta che si asciuga questa parte, anche dall'altra. Per rifinire, chiudo con un nodino sul retro. Dopo aver finito i nostri quadretti, prendiamo la busta dell'AVS o qualunque pezzo di carta pacchi abbiate a casa da riciclare, anche la carta del pane. Tagliamo due cerchi uguali e poi, dulcis in fundo, se il tappo è rovinato come questo, copriamone anche il retro. Voilà, retro e fronte. E adesso i nostri oggettini sono belli e pronti. Lui sta asciugandosi, poi farò il retro anche di questo e vi lascerò alle foto. Bene, divertitevi a creare i vostri paesaggi da muro e noi ci rivediamo subito dopo le foto. Ciao! Visto che belli i nostri tappi, un po' nostalgici, un po' come sono io in questo periodo, devo dire che la nostalgia di casa si fa molto molto sentire, anche perché qui il tempo è uggioso e io so che invece in Sicilia c'è un sole meraviglioso, però soprattutto quello che mi manca sono gli affetti e la mia casa, ma confido di tornare presto. Nel frattempo sarete voi a tenermi compagnia, che ne dite? Tra breve cominceranno anche i corsi di Arte per te, li ho posticipati ad ottobre solo per motivi di organizzazione, ragazzi. Questo per me è un periodo molto molto frenetico e concitato, devo essere sincera, e di conseguenza per avere quella serenità mentale che mi permetta di badare i corsi in maniera esaustiva e soprattutto proficua per voi, ho preferito posticiparli leggermente. Ma non vi preoccupate. Bene, se il video vi è piaciuto, pollice in su, condivisione e noi ci vediamo qui per un prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per te è tutto. Alla prossima. Ciao.